Abbiamo parlato e abbiamo deciso di parlare più che altro della situazione attuale e non tanto di prodotto, però io ho visto che il buon Stefano Grioni ha fatto un servizio qualche giorno fa riguardo alla nuova Golf 8. Come sappiamo, la Golf è un'icona di Volkswagen da moltissimi anni, e è giusto dire che questa vettura voi ce l'avete già fisicamente in concessionaria, e anche se siete chiusi, se qualcuno la vuole, la può anche comprare immediatamente. Sì, sì, è proprio così. Diciamo che ce l'abbiamo in versione mai ibrida, che giustamente dobbiamo perseguire sempre gli obiettivi che dicevo prima, ma abbiamo, c'è della buona disponibilità, e diciamo che purtroppo questa situazione ha diciamo stoppato la presentazione di questo modello. Me ne dispiace, anche perché questa vettura ha in sé una miriade di innovazioni apicali che meritano una buona attenzione, e devo dire che anche se ci fosse stato il porte aperte o comunque la presentazione della vettura, il tempo necessario per spiegare tutte queste innovazioni che ha questa macchina non sarebbe stato necessario una giornata. Quindi proprio per questo motivo noi adesso abbiamo già postato qualche video eccetera della vettura eccetera, però pian piano adesso andremo ad inserire delle informazioni più particolari, più mirate su questa vettura, in modo tale che il cliente possa già sapere cos'ha di novità la vettura. Poi certamente ci sarà l'apertura, ci sarà perché un cliente comunque vuol toccare, vuol vedere, vuol rendersi conto, è una realtà, ma viene già preparato. Quindi, e in questo momento noi siamo in grado quindi di gestire tutti i contatti, tutte le richieste di informazioni, perché appunto siamo chiusi ma siamo aperti, siamo disponibili su tutto, con tutti i social eccetera, quindi rispondiamo, preventiviamo, informiamo eccetera. Però da adesso inizieremo a fare questa informazione più tecnica proprio di queste novità che porta questa vettura, perché meritano una grande attenzione e anche molto tempo per farsi un po', diciamo, digerire, ok? Ecco. E quindi diciamo che siamo disponibili anche sul divano di casa, quindi se uno vuole sapere qualche cosa, noi siamo sempre aperti a tutte queste informazioni.